Niente, non mi convinci! Non mi convinci, Ingi! E io sono Gasperino il Carbonaro. Wendy Golet, Banetzen, Rodaccione, Meni. Agli ordini, generale Costa. Abbiamo già visto la quadra di riso pallido, intendiamo il significato. Stermineremo gli affanghi. Ci ho mandato a chiamare, che è successo? Ah, senti, è già tutta lettera che arriva. Dai questo milione, non mi fate più sta mezza capa davanti a Giorgio. Ma dai, ma che scherziamo, io do un milione e mezza capa, e allora una capa intera, quanto costa? Un miliardo, Signor mezza capa, lei con noi deve essere obiettivo. A noi queste frasi sotto semaforo non ci convincono, è chiaro, siamo chiari. Ma perché chiari? Chiari! Signorina? Signorina? Animale, signorina! È l'intestazione autonoma, della lettera. Signorina, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche, come voi ben sapete. Voi. Punto! E col campone di attacchi e bette il baccaro, altrimenti il tuo principio, oggi il fiabetto il baccaro, ieri era in Gideone, non ti ricordi in Gideone quella palettana da leone? Senti buon, a tuo marino, a tuo violo, tai tai tai, vuoi senti buon, senti buon. Comunque, noi che colpa abbiamo se il muro non ha retto ad urto? A questo bisogna richiamarlo. Sì, sì. Ecco, scriviamo, facciamogli un telegramma. Ah, scriviamo. Hai scritto? Un momento, no? Ecco, Gesù. Signorina, questa moneta servono che voi vi consolate. Insalate. Che voi vi consolate. Avevo capito voi che vi insalate. Consolate, non mi capirete il filo, che ce l'ho tutta qui. Signorina, dai dispiacere che a Britta i fratelli Caponi vi mandano questo. Che sei, Mir da Milano? È scritto in milanese. Ah, chiamiamo a mezza capo, no? Proprio a lui. Per quale motivo non si deve mettere mai in programma un manganiello? Ma chi sarebbe sto manganiello? Ah, chi sarebbe? Ah, adesso fai finta di non ricordarti come mi chiamo. Giuseppe Manganiello sono io. Sono io, il barone Zazà. Zazà, in questo momento copio non posso. Ho capito, ti vergogni di dire che sei vestita, forse. E allora spogliati e fammi entrare. È una cosa urgente, urgentissima. Hello, Andy. Give me a kiss, my dolly. Gatto mammone, fai finta di leggere il giornale, sei una spia, sei. Hai cantato. State zitti quando parlo il marchese! Dimmi di te. Dimmi di te? No, dimmi di te. Sapessi quante ne ho passate, ma falda mia. Dimmi di te. Dimmi di te. Ma sempre rimettere, Odì, che te dico? Intercettato, intercettato, Merigoni Ferdinando ha sentito, intendere, precisare chi trasmette, passo. Sì, io ti aspettavo ieri, è morta la vacca di due vedevo, ho detto tutto. Papà! Abbi in quest'altro, sono di questi luoghi. Elvi, ti aspetto domani allo spettacolo di gala. A chi te Elvi, e reggere forte perché l'emozione sarà grande. Oh, ma che è qui? Andosso, oh, io sono Gasperino il Carbonaro. Ma che te? Chi? Che so io? Chi sei tu? Giorno. Si è svegliato! Merigoni Ferdinando, detto l'americano. Quale canale vuoi? Sara Show Wireless Fan. Quanto tre, Merigoni Ferdinando risponde. Te sentiesse e m'accorgesse. A me se caccia, hai la voce balorda. A me non me freghi, passo. Ma cosa ti credi che Napoli sia all'angolo del vicolo? Ma che vai a Napoli? No. Ma che ti credi che come... E ho detto tutto.
il lamento della metropoli. Tu non soffri la ma musica. Più sofferenza musicale di quella che mi dai te, che mi mettono sempre vicino questo trombone maledetto. Io con Santi Paio sono stato bloccato dallo sfasciacalotto del mostro tedesco e condotto dalla nostalgia. Ma mi metto a contatto con l'americano perché mi conosce il senso del salvatore della Nicola. Hello Chicago, I speak white. Gorilla K2 della International Security. That's America way. Spegni la radio! Questa bottega che l'alba ci offre! Spegni la radio, ho detto! Ti voglio dire una cosa importante! Arrivato il dottore Condotto! È andato in municipio! Il sindaco non c'è sta, c'è sta solamente nonno! E basta! Però voglio pure lo sicuro! Signor! Ma insomma, non c'è nessuno qui. Ammasso è noto. Vieni, rispondi tu. Pronto? Pronto? Un momento, prego. Pronto? Aspetti un momento. Pronto? Pronto? È in casa, Bubu? In caso Bubu? Sì, sto qui. Sto qui perché devo presiedere una conferenza al vertice. Siamo qui riuniti nel palazzo di vetro. Ha sentito il vetro? E tutto il palazzo è così. America mi senti, qui un BBC, opera un santi bagno sopra cazzo e un corpo da show. Allora, America mi senti? I lifted lì, I got to America, I am taking the train, I step into the train, the pay, I hit, I drink, ma che lingua parli, au? Chi sei il fabbro? Ma da dove chiami, au? Da Terni? Questa attaccata è per tutta la scuola, io ve lo dico e poi fate come vi pare. Sì, noi facciamo come ci pare, sì. Vada in palazzo. Io vado. Vada. Maligno! Su. Si dice sì vendetta, tremenda vendetta, di quest'anima è solo desio, no de zio, chi è zio? Io conosco zio, desio, desiderio in spagnolo. Ripos! Oui, monsieur. Allora, vous allez tout droit jusqu'à vous arriver à la troisième traversa à droite. Allez, 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 jusqu'à vous arriver à l'angle, vous trouvez les journalières. Sono Bergoni Ferdinando, detto l'americano. Ah, oh, stavo facendo un tarpa. Quando tutto a un tratto ti arriva un coccodrillo equatoriale lì nel pantano. No? Senti che il farfanaio, so, le davo una sigarita. Chi avete sentito? Ho sentito, sì. Chi non ci avete sentito? Ho sentito. Non basqua, avete sentito? Sì, abbiamo sentito. Avete sentito tutti? Hanno sentito tutti. Attenzione, attenzione! Tutti i cittadini in età dal 10 ai 65 anni di età sono fatti obbligo di recarsi presso l'ambulatorio comunale, dove il dottor Marchetti procederà alla vaccinazione antifitica.